Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un'altra diretta. Abbiamo una diretta con Marco Ferrante, che ha giocato da noi, per metà stagione nel 2001, che è un nostro amico. E niente, adesso aspettiamo che si colleghi. Abbiamo sentito poco fa anche lui. Così ci facciamo un po' raccontare il suo passato all'Inter. Eccolo qua, dovrebbe arrivare. Vediamo se ci siamo. Eccolo qua. Ciao, grande Marco. È arrivato. Tutto bene, Marco. Te come stai? È un piacere vederti. No, bene, benissimo, dai. Oddio, in questo periodo un po' così siamo un po' tristi perché siamo a casa con la speranza che ne possiamo uscire il prima possibile, dai. Dai, 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 che finirà tutto presto, deve finire per forza tutto questo, dai. Speriamo, dai. Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Esatto, 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 per forza. Che poi adesso diciamo che comunque stando a casa, vabbè, io sono da solo, quindi ok, ma magari qualcuno che ha bambini, tipo come te, magari si sta a casa ed è anche, potrebbe essere anche beh, più bello, insomma. Dai. Sì, sto facendo un po' il mammo, avendo due bambine, una di un anno, l'altra di 2 anni, perciò non dico che c'è da impazzire. Guarda, prima del corona avevo i capelli lunghi, guarda che fine ho fatto. Siamo quasi uguali, dai. Marco, tutti e due, quindi io sono attaccante, te sei attaccante, possiamo fare una coppia potente. Ma si vede che abbiamo l'occhio sveglio, no? A bomber. Esatto. Poi tra l'altro tu hai giocato tantissimo nel Toro, io sono segno zodiacale del Toro. Ci sono grande. Un po' di cose in comune, quindi. Grande. Niente, dai, parliamo un pochettino, vabbè, oltre della tua meravigliosa carriera, hai girato da tante parti, iniziamo a parlare col tuo passato all'Inter, che purtroppo secondo me è arrivato nel momento, forse nella stagione, una delle stagioni un po' più difficili per la nostra Inter. Sei arrivato tipo a gennaio, hai avuto poche possibilità, io mi ricordo un gol strepitoso contro l'Udinese al 90esimo. Tra l'altro una sensazione anche strana, perché c'era già un po' di subbuglio da parte della tifoseria, no? Quando feci gol andai sotto la curva e c'era pochissima gente, perché già stavano forzando il portone perché voleva entrare, quindi avevano le palle piene, no? Mi ricordo, eravamo spostati sul secondo anello arancio, la maggior parte, tipo come me, eravamo spostati sul secondo anello arancio. Me lo ricordo benissimo perché ero proprio dalla parte dove hai fatto il gol, tra l'altro. Però guarda, secondo me si accumulano un po' il Toro e l'Inter, perché l'Inter, a differenza di altri club, senza menzionarli, non ti regala un cazzo di niente di nessuno. Perciò concettualmente sudi sempre 7 camicie per raggiungere un obiettivo ed è stata un po' una liberazione, no? L'anno di Mourinho, che tu hai vinto tutto, certo. Mio modo di vedere, meritatamente. Però ti dico, sono stati 6 mesi indimenticabili che me li porterò finché campo, perché comunque ho avuto l'opportunità di confrontarmi con dei campioni veri. Tra l'altro anche un Ronaldo che ho avuto poco modo di godermelo, perché rientrava da quel brutto infortunio, e perciò dalla federazione brasiliana c'era, non dico un ordine, ma un consiglio di non farlo giocare per far sì che per il mondiale stesse benissimo, no? Poi in effetti certo. Il mondiale è da solo. Però ti certo, dico, certo. Zanetti, Seedorf, Recoba, Vieri, Cordoba, tutti i giocatori proprio... Con qualcuno avevo già giocato, per esempio a Parma con Ballotta, che inizialmente faceva il secondo portiere, poi dopo prese il posto a Frey, si altalenavano un pochettino. Però ti ripeto, anche il presidente Moratti, che per me, io lo chiamo il signore, indipendentemente dai tanti acquisti che lui ha fatto col cuore, no? Col cuore, forse a differenza di guardare un ordine tattico, certo. Con l'allenatore, però in gergo calcistico è tanta roba a livello umano, tanta roba. Beh, siamo contenti, poi si vede, nel senso, io sono proprio uno che ha sempre amato Moratti, ce lo definisco il papà dell'Inter, poi la storia parla chiaro, nel senso che sia lui che suo papà sono quelli che poi hanno portato più della metà dei trofei che all'Inter, insomma, hanno fatto, mi sembra, insieme 31 anni di presidenza, sommando lui e il papà, e hanno portato a casa
adesso 8 scudetti, insomma, le 3 coppe dei campioni che abbiamo, quindi insomma un po' tutto, quindi Moratti uguale. E volevo sapere se ci avevi qualche cosa, qualche ricordo, qualche aneddoto magari di Ronaldo che l'hai visto allenarsi, insomma, qualcosa di simpatico, di bello. Un aneddoto perché... c'è, che è durato, guarda, lui purtroppo, ti ripeto, onde evitare che rincappasse ancora in una ricaduta, faceva solo lavoro fisico con noi, anzi addirittura col preparatore atletico personale brasiliano, e poi faceva la classica partitella finale a campo ridotto, no? Mi è rimasta impressa una scena di una partita dove si giocava 5 contro 5 a campo ridotto. E lui era talmente forte, ma talmente più veloce degli altri, che quando lui puntava un difensore, se tu non gli anticipavi la sua eventuale giocata, non lo prendevi mai, ok? Certo. Io mi ricordo che fece un'azione in contropiede, in campo ridotto, comunque si presentò a tu per tu con a sinistra Blanc e a destra Cordoba. Fece un doppio passo che un po' come si aprirono le acque. Blanc andò negli spogliatoi a sinistra, Cordoba negli spogliatoi a destra, praticamente lui al bar, senza toccare mai la palla, impressionante, imbarazzante. E poi arrivò tutto con Frey, gli fece tipo una miriade di finte che lui fece gol senza toccare mai il pallone. Mamma mia, è difficile ragazzi. Anche a spiegarsi. E io mi ricordo che Tardelli a bordo campo disse: signori, la partitella è finita, ma in effetti era appena cominciata. Mamma Durò mia, tipo, ragazzi. penso, 40 secondi, 50 secondi. E in effetti Mamma mia, mamma mia. abbassammo tutti il capo e entrammo nello spogliatoio imbarazzati per quanto bello visto, no? Perché No, ma certe. infatti in quel periodo lì io venivo spesso alla Pinettina a vedere gli allenamenti e ho anche un ricordo di te che ti avevo detto quando ci siamo sentiti anche in privato, che è stato spettacolare, lo volevo raccontare a chi ci segue, perché ero rimasto incantato da un gioco che avevi fatto con dei palloni a centrocampo, dove tu alzavi il pallone e al volo gli sparavi da metà campo direttamente in rete. E su 6 palloni, 6 palloni erano finiti in rete. Io da quel giorno ho provato 1000 volte a farlo e facevo sempre il gesto, poi dicevo sempre Ferrante e raccontavo ai miei amici quello che avevo visto. Quindi se ci vuoi raccontare da Tu dove guarda, in viene, quel da dove giochino ho nasce. la presunzione di dirti che forse ero più bravo solo in quel giochino, a differenza dei vari Ronaldo, Vieri, che poi Vieri fortissimo sotto porta, faceva reparto da solo, ma non è che avesse questa tecnica di Certo. base strafina, no? No, ma i E ti dico... tuoi, guarda, scusa se ti interrompo, ma i tuoi, ragazzi, ve lo ripeto, erano 6 palloni, 6 o 7, tutti e 7 senza il rimbalzo, diretti in rete, alzato, coscia, al volo, in porta. Io ero rimasto, cioè sembrava un film. Questo è un giochino che Vai. io vidi tipo 10-15 anni prima, quando c'era Maradona a Napoli, no? Che si faceva sempre questa sorta di sfida, 3-4 giocatori che a centrocampo con 3 tocchi alzavi il pallone, 2 palleggi e poi dovevi calciare di collo esterno da centrocampo in porta. Però la palla doveva andare direttamente in porta, non doveva mai rimbalzare prima della linea, perché sennò avevi E perso la sfida, certo. no? E il più delle volte, non dico sempre perché comunque non è facile. Io ci riuscivo, mi veniva da ridere perché poi Xavier Zanetti era un po' il simbolo della squadra, ma no? Anche del gruppo a livello scherzoso, prendeva in giro un po' tutti perché dicevano: ma com'è possibile che non ci riuscite? Però lui in effetti non ci provava mai perché comunque non era facile. E ti dico, il più delle volte il 90% dei giocatori non ci riuscivano perché su 6 palloni ne buttavano dentro 2, 3, 4. E io in quello ero abbastanza, ormai avevo preso le misure, sapevo fare solo quello e facevo un po' il No, fenomeno, dai. eri fortissimo No, anche in scherzo, altro, guarda. scherzo. Eri fortissimo anche in altro. Hai girato parecchio, ovviamente penso che la squadra a cui sei legato di più sia il Toro, perché tanti vedo che anche scrivono comunque tanti tifosi del Torino, che ovviamente hai lasciato un ricordo pazzesco, soprattutto con la tua esultanza. Lasciamo stare tipo il Toro, che sicuramente nel tuo cuore e ovviamente hai fatto la storia del Torino. Però di tutte le altre squadre dove hai girato, c'è magari un posto che dove hai lasciato un bel ricordo, dove ti ricordi, insomma, te, dove il pubblico è stato bello, lo stadio, insomma, qualcosa che ti ha... Ma nel mio piccolo, indipendentemente che comunque un giocatore in tutte le annate non è che può far sempre benissimo, no? Perché Sì. l'attaccante è un po' come il vino,
badannate. A volte puoi far bene, a volte un po' meno. Però io penso che sia di vitale importanza quello che tu trasmetti ai tifosi, no? Indipendentemente dal far gol o meno, che comunque sei un giocatore con le palle, nel senso che io posso anche perdere, faccio un esempio contro la Juventus, però concettualmente ti faccio trovare duro, cioè nel senso certo. Che il mio motto era che potevo anche perdere, ti stringevo la mano, ma tu non dovevi deridermi, o quantomeno se vedevo qualche mio compagno che abbassava il capo, cercavo di spronarlo, no? Io penso che in linea di massima, tranne qualche società dove, senza menzionarla, dove mancavano le basi a livello societario, però un qualcosa di aver lasciato. E poi guarda, ho avuto la fortuna di giocare in tantissime squadre dove c'erano anche tanti campioni, un po' il Parma di Nevio Scala, no? Dove vincemmo la Coppa delle Coppe, il Napoli di Maradona. Il Napoli penso che... Ragazzino, a 16 anni comunque già facevo parte della prima squadra. L'ho vissuto in prima persona. Hai esordito nell'88-89, vero? Sì, un Napoli Como 0-1. Però ti dico, nonostante ciò, anche se io ho giocato poco, è stata una piccola parentesi all'Inter, l'Inter me lo porto nel cuore. E soprattutto anche avete instaurato con Seedorf, con Zanetti, con Recoba, con lo stesso Cordoba, perché noi eravamo, diciamo, un po' tutti quanti abitavamo a Cernobbio, no? Perché eravamo sempre insieme. E poi ho un feeling particolare con i sudamericani, che sono molto alla buona, sono un po' come se fossero dei meridionali, no? Certo. Nel senso buono. Sì. Nel senso che accoglienti, sempre, diciamo. Dai. Accoglienti, sempre in festa, anche se purtroppo quell'anno all'Inter ci furono dei momenti abbastanza difficoltosi. Mamma mia. Purtroppo sì. Tra l'altro, nel senso, il tuo numero preferito è il 9. Scusa se cambio discorso, stavo pensando proprio a quest'annata difficile. Il tuo numero preferito è il 9, vero? Sì, sicuramente sì. Ok, perché quando sei arrivato all'Inter hai preso l'11. Io ho sempre avuto questo pensiero, sono un amante dei numeri. Ci credi che io all'Inter, da quando ci sono le maglie personali, il numero 11... non ha portato fortuna. È una maglia sfigata. È una maglia che non lo so, ma anche quando giocavo io, poi dopo me la rivedo nell'Inter e dico, cavolo, non c'è nessuno che è riuscito... Sì, è passata anche tipo a Mihajlovic, è passata anche a Stankovic per una stagione e poi l'hanno cambiata, ma non c'è mai stato un vero numero 11 nell'Inter che ha tenuto il numero. E hanno sempre avuto stagioni sfortunate e grandi giocatori. Sei passato te, mi viene in mente anche Keita Balde, lo stesso... guarda, adesso me ne potrebbero venire in mente miliardi, hanno avuto un sacco di numeri 11. E poi tra l'altro quell'anno quella maglia lì era di Pirlo, cioè, esatto, è vero, vero. Io ho preso la maglia di Pirlo e ti dico, era una maglia tra virgolette di un giocatore qualunque, no? Perciò sì. Questa è la dimostrazione che comunque quell'anno nell'Inter non c'era, non girava una buona aria, nel senso che comunque anche giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio hanno avuto delle difficoltà oggettive. Voi, sì, era partito tutto male. Tutto male, l'esonero a Lippi, presero Tardelli, che con pregi e difetti comunque non fece cose importanti. Io mi ricordo che noi perdemmo il derby 6-0, ragazzi. Sono finta di niente. No, dico, imbarazzante. Certo. Io non giocavo in panchina e quella partita mi ricordo che Tardelli fece delle scelte abbastanza... dure, perché lasciò in panchina Di Biagio, lasciò in panchina Seedorf, fece giocare una formazione abbastanza strana, che nonostante ciò il primo tempo finì 2-0. Io pensavo che comunque, vedendo anche lo spessore nostro, che si potesse, non dico ribaltare, ma comunque rimettere in piedi, no? Certo. Invece ci fu una disfatta nel secondo tempo. No, ma io mi ricordo, guarda, adesso poi dopo è facile parlare, tipo magari da tifosi e vedere le cose fuori, ma mi ricordo, io ero... essendo tifoso venivo spesso lì alla Pinetina e vabbè, adesso magari non è che te lo chiedo per farmi dire delle cose, non voglio neanche che magari lo dico che fai i nomi, però io mi ricordo che quegli allenamenti lì, io giocavo a calcio e poi ho visto anche gli allenamenti dell'anno dopo, per dire, di Cooper, che è arrivato Cooper, sì. Io mi ricordo, non mi ricordo allenamenti duri, mi ricordo c'era proprio di gente che giocava tranquillo, infatti dicevo sempre a cavolo, ragazzi, io vado una volta ogni 2 settimane, ma a me sembra che l'Inter non si alleni seriamente. Mi dava quell'impressione. Poi era facile dirlo così perché vedevi i risultati, insomma, poi era andato un po' tutto a rotoli e va bene. Però mi dava proprio l'idea di quello. Invece quando poi Cooper arrivò l'anno dopo, ragazzi, io andavo lì alla Pinetina e tipo c'era silenzio.
tutta gente, atletica, era un sergente, insomma, magari Sì, sbaglio. sotto quel punto di vista può darsi, non ho vissuto Cooper, però forse può darsi sotto il profilo dell'attenzione, sicuramente c'era più ordine, no? Una base importante per mandare avanti una stagione, tu la crei in estate, prima del campionato, e fai un richiamo dopo la sosta natalizia. Poi quello che hai è Esatto, che giochi ogni esatto. 3 giorni. Perciò concettualmente non è che puoi mettere più di tanto, perciò è solo una sorta di mantenimento. E diciamo che quell'anno, quella Esatto, stagione andò a farsi friggere, se non sbaglio, a 10 partite dalla fine già, che l'obiettivo Champions saltò. Uscimmo anche in malo modo dall'Europa League, non so se ti ricordi, con sì, l'Alavés. l'Alavés che buttarono un seggiolino dagli spalti, secondo me Non qualche ricordo. tifoso esausto che prese il guardialine sulla schiena, se non sbaglio. Sì, mi E ricordo perciò che era proprio, anche avevamo fermato la partita, io mi lì. Sì. ricordo perché ero lì in curva, perché poi l'andata era andata abbastanza bene, insomma, vincevamo 3-1, poi loro avevano fatto il 3-3, quindi avevamo fatto un risultato che non era brutto. Poi in casa abbiamo perso 2-0 con il gol, la doppietta del figlio di Cruyff. Sì, che io mi ricordo che il ragionamento nostro era anche che per andar male addirittura potevamo fare anche 2-2 per farti capire, no? E Esatto. passavamo comunque, solo che una partita nata male è finita peggio. No, è proprio la stagione, Marco, perché anche in Coppa Italia avevamo preso 6 gol dal Parma, era finita 6-1 col Parma, mi sembra. Io lì non c'ero, se non Non c'era, sbaglio, era c'era prima. andata. A me, guarda, Pensa quello. una scena che mi porterò purtroppo triste con me è dell'avvocato Prisco, no? La buonanima, un grande, un grande. Che dopo il 6-0 entrò nello spogliatoio, avvilito, ingobbito, e disse: io ero uno dei primi dello spogliatoio, e disse, con la faccia proprio, voglio dire, morta. E disse: ma cosa avete combinato? Madonna. Ci guardò 2 secondi, dopo ci diede le spalle e se ne andò. Proprio la morte nel cuore, cioè nel senso che un'umiliazione così, soprattutto indipendentemente per i Certo. giocatori che comunque sono sempre i primi attori, no? Nel bene e nel male. Poi dopo ci sono i componenti della società che comunque è abbastanza pesante come risultato Mamma nella mia. classe Nella giocatori. storia. È rimasto nella storia, In purtroppo, una storia negativo, brutta. purtroppo, purtroppo. Vabbè, ma cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, dai. Eh Se Dio sì, come vuole in che ogni cosa. quest'anno dovesse ripartire il tutto, che sarebbe un bene un po' per tutti noi italiani, io penso che un bel colpo di coda, visto che si parla tanto Certo. di Juventus e Lazio, che Può all'Inter darsi, possa eh. essere un bel colpo di coda e cercare di, Può sulla carta darsi. oggi insperato, ma di vincere lo scudetto. È Ecco, un poi mi po'. riallaccio. Se vuoi, mi riallaccio a una cosa che stavi dicendo prima che mi è venuta in mente e te la volevo chiedere, che parlavi ovviamente del rispetto, no? Nel campo, che i tifosi ovviamente quando vedono che dai tutto puoi anche non fare 20 gol, però da tifoso te lo dico anch'io, lo vedi quando una persona dà tutto, dà l'anima in campo. E mi parlavi anche di sportività a livello di giocatori. Adesso mi viene in mente una cosa che ti avranno chiesto miliardi di persone, ma sono curioso, che mi era rimasta impressa e io ho detto, cavolo, se ero in campo mi sarei incazzato anch'io. Che è stato quel derby lì con la Juventus del Toro quando Maresca fece quell'esultanza Ma tra l'altro anche stupida, uguale. anche perché quello era il suo primo gol in Serie A. Non so cosa frullò per la testa di questo ragazzo, che tra l'altro non ho avuto neanche modo di confrontarmi. So solo che mi sono espresso quando, a distanza di diversi anni, ci fu un interessamento del Toro di Cairo per prendere Maresca, e dove, se non sbaglio, proprio la Gazzetta dello Sport, mi interessò Erano molto. contenti i tifosi. E io sicuramente non ho influito in quella trattativa che dopo non andò a buon fine, ma io ho detto che gli dissi che per Maresca comunque non era un compito facile indossare la maglia del Toro dopo che comunque non aveva deriso me, perché comunque io a ogni esultanza, non dico proprio a tutte perché comunque col Toro ho fatto 127 gol, sarei bugiardo a dirti che in tutti questi gol ho esultato. Mi No, manca però il era torretto, no? provocatoria. Era Però provocatoria. calcola che io quando ho fatto il gol, se non sbaglio, dopo del Piero Trezeguet, non ricordo, feci l'1-1, esultai sotto la maratona, no? Simboleggiando Certo. il Toro, come facevo sempre, ma non sicuramente a modo sfottò nei confronti della Chiaro. panchina.
o della curva avversaria. E invece lui, io poi uscì per i crampi sull'1-1, no, sul 2-1 per noi, che entrò Benoit Coe, un altro interista, al mio posto, e lui venne, mi derise, poi derise anche tutti i tifosi. Allora io mi incazzai talmente tanto che a fine partita volevo andare a prenderlo, no? E mi ricordo una scena abbastanza particolare che l'arbitro, se non sbaglio, era De Santis, mi prese per il collo e mi disse: Marco, lascialo stare che è un bambino. Cioè, nel senso che anche l'arbitro aveva constatato che era sbagliato. Certo. No? E mi ricordo che ci fu l'immagine di Sky che non appena l'arbitro fischiò, ci fu un po' di parapiglia e lui scappò nel tunnel e andò subito nello spogliatoio. Poi mi ricordo che anche lo stesso Lippi, Mark Giuliano, Turam, che avevano giocato insieme, mi dissero: Marco, lascia stare, che comunque ha sbagliato. Lo stesso Montero, che secondo me, che se ne dica, indipendentemente che è un giocatore che è abbastanza rude a volte, no? Certo. Duro. Però posso dirti che in campo è molto leale, ti rispetta tanto. Poi ti può quello. Fare anche male, però se perde la testa, stile come diede il pugno a Di Biagio. Mi ricordo, Madonna, Inter Juve, sì, sì. Quando perde la testa, diciamo che perde la testa, un po' come tutti, no? Sì, però sì. Ti dico, molto leale, mi disse: Marco, c'è ragione, chiederemo pubblicamente scuse ai tifosi del Toro, perché sicuramente ha manifestato un casino senza senso. Sì, era una cosa, io mi ricordo, mi era venuto nervoso a me, che nel senso, ovviamente da interista, tutte le volte che c'è Torino-Juve tifo sempre Torino. Beh, classico. Però sono che è un classico, però sono al di fuori. Però mi sono immedesimato nel tifoso del Torino e ho detto, ma cavolo, cioè, è stata una cosa provocatoria, ma mi aveva dato proprio fastidio ed ero curioso proprio di chiedertelo. Vabbè, intanto guarda, vedo qua che c'è un sacco di persone che ti scrivono, anche c'è il nostro amico Arbitro Gatto, che è un tuo amico anche, che ci saluta. Grande Gatto, ce ne sono un sacco, aveva anche il Torino Insta Club, Torino Granata Official, insomma ci sono un sacco anche di tifosi del Torino che ti seguono, adesso stavo cercando di vedere, vabbè, quante... Ma ci sono anche dei nostri amici di Nostalgia Milan, che nonostante sono milanisti, sono miei amici. E niente, ci sono anche i tifosi del Messina, perché sappiamo che adesso sei lì a Messina, giusto? Come direttore sportivo? Vediamo un po'. Se abbiamo perso Marco? Allora, mi sa che non c'è più connessione. Eccoci qua. Vediamo. Ok, ci sei. Ok. Stavo dicendo del Messina, perché ho letto anche che c'erano dei tifosi del Messina. Quindi sei lì a lavorare adesso, no? Giusto? Sei direttore sportivo del Messina. Sì, calcola generale a Messina, anche perché, tra l'altro, il presidente del Messina, Rocco Rena, è uno sfegatato del Toro, in quanto ex ultra. Perciò mi ha convinto a questo progetto, che reputo molto molto importante, per far sì in breve tempo, massimo 2 anni, 2 o 3 anni, per portare il Messina quantomeno in Serie B, nel calcio non dico che conta, ma comunque in un calcio importante, per poi, speriamo, la speranza un domani di il Messina si riaffacci alla Serie A. Ecco. Bene, bene. Poi c'è un mio amico, Lillo, che mi chiede qual è il difensore più forte che ha incontrato, insomma, quello che ha avuto più difficoltà. Ma guarda, che conosceva anche le mie qualità, perché siamo cresciuti assieme a Napoli e Cannavaro, però ho la presunzione di dirti che ogni qualvolta che giocavo contro, lui faceva il doppio gioco e io facevo il triplo gioco, nel senso che io sapevo che lui conosceva le mie caratteristiche, io cercavo di studiarne delle altre per fregarlo. Infatti, più delle volte, non dico che gli facevo gol, ma quasi, no? Però tra Cannavaro e Nesta ce ne sono tanti: Cannavaro, Nesta, Turam, Montero. Poi tu hai giocato negli anni veramente dove i difensori, ragazzi, erano proprio veramente altro rispetto a quelli che, cioè, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ne parlavo con altri ex giocatori che hanno giocato negli anni in cui hai giocato te. Secondo me è cambiato un pochettino. Adesso non voglio fare l'eterno nostalgico, ma i difensori che ti hanno marcato, ragazzi. In ogni squadra c'erano almeno 6 o 7 squadre dove i difensori erano fortissimi. Adesso fai fatica veramente a trovare un grande difensore, insomma ce ne sono pochi, molto di meno. Adesso secondo me c'è un po' la moda dello straniero, no? Anche prima, perché
ne ho elencati due o tre stranieri, però oggi, guarda, a differenza di ieri, è più facile arrivare in Serie A, ok? Certo. Soprattutto per i giovani, anche andare in nazionale, faccio un esempio, perché basta che tu sei giovane, hai la fortuna di giocare in Serie A, fai due o tre partite importanti, comunque opera un discorso che se hai un grande procuratore o un discorso di media per un valore aziendale, in 4-4-8 rischi davvero di andare in nazionale, a differenza di ieri che comunque per raggiungere un obiettivo devi sudare secco e camicie. Però i difensori sicuramente, se dovessi scegliere, sceglierei quelli di 10-15 anni fa sicuramente. Ok, poi qua ci chiedono cosa ne pensi di Cairo, del presidente Cairo del Torino. Ma lui è il classico aziendalista, giusto o sbagliato che sia, ecco, per il tifoso un po' meno, perché il tifoso gli frega poco, no, del presidente che comunque deve guardare il bilancio, ok? Vorrebbe più una squadra competitiva, una squadra che raggiunge l'UEFA per meriti, non per disgrazie altrui, perché negli ultimi anni il Torino ha avuto la fortuna di giocare in Europa League un anno per le disgrazie del Parma, per il fallimento. Sì, mi ricordo. L'anno scorso per il Milan, voglio dire, per il Milan. Torino vorrebbe vedere una squadra competitiva, non come quest'anno che c'è un po' di timore, perché mancando 13 partite alla fine il Torino è a solo due punti dalla zona calda, no? Dalla zona retrocessione, perciò è bene non pensarci, con la speranza che si faccia tesoro e che l'anno prossimo si possa costruire un qualcosa di diverso. Bene, bene, dai, poi io magari, non lo so, a me piacerebbe, perché sono un romantico, nonostante sono tifoso interista, non lo so, mi piacerebbe magari un giorno vederti lavorare nel Torino di nuovo, insomma, perché ma guarda, poi... c'è stata questa possibilità, è solo che deve essere voluta, non forzata. Se fosse per i tifosi, certo, per la gente, perché sanno che comunque tu hai delle capacità, la si potrebbe fare domani, perché diciamo che il popolo granata vi è molto di ricordi, basta vedere la storia di Superga, no? La squadra, sì, dei, beh, certo, la squadra quella lì che è imbattibile, invincibili, e poi per coloro che comunque, come ti dicevo prima, hanno dimostrato, hanno fatto qualcosa. Io ho avuto la fortuna comunque nel mio piccolo di entrare nella storia, no? Certo, comunque ho fatto una caterba di gol, ma indipendentemente, mi sembra che sei al quinto posto, Marco? Sì, sei sì, al quinto, sì, posto, vero? Sì, indipendentemente dai gol, comunque hai dimostrato comunque un attaccamento forte alla maglia. Perché a volte ci sono delle frasi di circostanza che mi fanno anche incazzare, quando vedo che un giocatore che arriva al Toro, alla prima conferenza stampa, cominciano a dire la maglia del Toro è diversa dalle altre. Questo può essere pure vero, ma è una frase che tu puoi dire dopo due o tre anni che hai indossato, che hai capito davvero cosa significa indossare questa maglia gloriosa. Tante sono frasi di circostanze che tu devi dire per il quieto vivere, per accalappiarti un po', certo, il bene del tifoso, ma tutto il mondo è paese, voglio dire. Sì, 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 esatto. Vabbè, poi torniamo un attimo sull'Inter, perché c'è Luigi Esposito, che è un altro mio amico, che mi chiede cosa ne pensi di Zanetti, penso. Che l'hai anche conosciuto, quindi ci hai giocato anche insieme. Calcola che io, ti ripeto, ho abitato 6 mesi a Cernobbio e lui a pranzo e cena veniva sempre a casa mia. Non perché non potesse mangiare, per Certo. Le persone che ci piacevano. Stava sempre a scherzare, passavamo il tempo sempre a scherzare, perciò ti dico, lui è un'icona dell'Inter, è giusto che rimanga fino all'ultimo respiro, perché secondo me rispecchia proprio la società, un giocatore secondo me è difficile anche che ci possa riessere un altro Zanetti, no? Per quanto dato all'Inter. Fisicamente è un giocatore che mi ha impressionato, perché comunque questo andava sempre a 1000 all'ora, sempre a 1000 all'ora, non tirava mai il freno a mano. Ci può stare nell'arco di una stagione che comunque tu non stai bene fisicamente, ti ripeto, ho giocato in 18-19 squadre, c'è sempre un calo, no? Fisiologico, e lui era sempre, questo va sempre al 100%, è imbarazzante. Poi saltava poche partite, come? Saltava pochissime partite, era quella la sua forza, che tu dici, come dici te, fisicamente era una cosa che non si è mai fermato. Quindi... Ma poi anche Leale, questo qua rischiava di andare in diffida l'ultima partita, la penultima di campionato, voglio dire che non prendeva una ammonizione neanche, se allucinante. Ma guarda, per me è un modello proprio. Anche, ma poi è stato bello, perché poi comunque lui è arrivato a vincere trofei quando...
era trentenne, quindi è uno che non ha mai mollato, quindi questa è una delle cose che secondo me Zanetti lo rende diverso dagli altri. E poi guarda, poi per anche... nella carriera di un calciatore, finisco con Zanetti, è anche importante avere una solidità familiare. E io penso che con Pau, che gli trasmette comunque sicurezze, mai problemi, forse a differenza dell'80% dei calciatori, no? Che a volte questo è un aspetto che esce poco, però comunque la qualità di vita che fai anche a casa con la tua famiglia, che è molto professionale anche sotto il profilo dell'alimentazione, che lui la curava molto, questo alla fine, poi i risultati alla fine si vedono e pagano. Certo, no, perché poi la moglie di Zanetti raccontava anche che lui il giorno del matrimonio si era addirittura allenato poche ore prima di sposarsi, quindi questo dice tutto, no? Anche di come lui. Questo è l'eccesso comunque, questo è l'eccesso. Sì, esatto. Guarda, c'è un'altra domanda sempre di un altro mio amico, Alessandro Andreoli, che mi piace perché voglio fartela, ci stavo pensando prima anch'io, che è: chi è il nuovo Ferrante secondo te? Ti rivedi in qualcuno di qualche giocatore che possa assomigliare a te? Ma guarda, io penso che tutti i giocatori hanno caratteristiche diverse. Quando giocavo, secondo me, un giocatore similare come caratteristiche sotto porta poteva essere Montella, no? Perché molto tecnico, quando andava a cercare un'esecuzione, comunque era voluta, non era fortuita. Oggi farei fatica. Un po' Quagliarella, che siamo cresciuti calcisticamente insieme, abbiamo giocato sia insieme a Torino, però lui era molto giovane, e anche ad Ascoli, dove lui giocava poco, in Serie A, con tra l'altro Giampaolo, che lui ha avuto alla Sampdoria. È un giocatore che vedeva poco la porta, qualche insegnamento penso di averglielo dato, no? Di puntare molto sulla qualità più che la potenza quando calciava in porta, di indirizzare il pallone, e poi penso che addirittura nell'arco degli anni, penso che a livello europeo è il giocatore che calcia meglio in assoluto. Anche infatti, una coordinazione strepitosa lui. Sicuramente sì. Coordinazione veramente clamorosa, ha fatto dei gol che cioè, se li fai una volta ok, ma quando li ripeti vuol dire che c'è qualcosa di tuo, insomma, ti può venire una volta di fortuna, però se li ripeti vuol dire che... Calcola che una volta, guarda, io ero a Napoli Maradona contro il Verona, fece una partita che finì 5-0, se non sbaglio, fece un gol da centrocampo, no? Quella al volo? Era la buonanima di Giuliani, non so se te lo ricordi. Sì, portiere. Sì, che poi l'anno dopo, se non sbaglio, venne a Napoli. Fece un gol strepitoso e ad oggi se ne parla ancora. Quagliarella di quei gol ne ha fatti... È vero. Non più in quantità industriale. Però sai, la differenza è quando li fa Maradona e quando li fa Quagliarella. Però visto certo. Che... ne ha fatti diversi, secondo me bisognerebbe parlarne un po' di più, anche se ormai ci fa vedere gol in tutte le salse, in tutte le fatture, un giocatore strepitoso. Guarda, che ricordo hai del tuo primo gol in Serie A? Bella questa domanda. Ma il mio primo gol in Serie A fu a Piacenza, se non sbaglio, in un Piacenza-Sampdoria. Non voglio sbagliare, non voglio fare un autogol. dove in quella Sampdoria c'erano Vialli e Mancini, c'era Cereso, c'ho Vierkwood. Madonna, storia, che giocatori, ragazzi. Una Sampdoria difficile anche da incontrare. Se non sbaglio vincemmo 2-1 e io feci l'1-0. Un gol di testa a Paiuca, tra l'altro. Perché ho un'emozione indescrivibile, un po' come coloro che hanno questa fortuna. Certo, immagino, perché poi dopo penso sia stato il sogno, cioè il sogno di ogni bambino, soprattutto quelli che amano il calcio. Poi quando raggiungi quei livelli non vedi l'ora che arrivi proprio il primo gol. Insomma. E tanti diranno non ci arriverò mai, ma comunque oggi l'opportunità, a differenza di ieri, basta che comunque hai la predisposizione per giocare a calcio, sei dotato di tecnica di base e hai la fortuna di avere degli insegnanti che ti diano degli equilibri sia a livello posturale che di come stare in campo per raggiungere questo obiettivo che oggi forse non è più insperato, no? come ieri. Sono meno campioni a differenza di ieri. Certo, è vero, quello che dicevo prima anch'io, che ti stavo dicendo. Secondo me si è abbassata la qualità anche,
è un po' più fisico, li vedo un pochettino un po' più... I calciatori mi sembrano tutti fisicati, tutti con i muscoli costruiti. Però qualità ce n'è poca, perché tante volte vedi veramente che in alcune partite proprio di Serie A tu dici, cavolo, non si riesce a fare una diagonale, un giro palla. E dico, poi dopo li vedi correre come dei treni, e sono dei turisti quasi. Si va subito all'obiettivo, no? Io ti dico, per esempio, anche la metodologia, faccio un esempio, del Napoli di Sarri, non so se te la ricordi, pur che uno possa piacere o odiare il Napoli, però essendo realistici era un bel calcio da vedere, no? Sì, giocare era un'altra cosa. Dico come la PlayStation, ha vinto poco, quasi niente, però era bello da vedere. Sì, è vero, 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 vero. Allora, poi ci chiedevano prima, che volevo chiederti anch'io, cosa ne pensi invece di Belotti? Belotti, guarda, tanti mi fanno questa domanda. Io ho fatto anche interviste mirate a lui, ci ho anche parlucchiato dicendogli di stare un po' più sotto porta, no? Perché è un giocatore che comunque fa tantissimi gol, ma ha un dispendio di energie incredibile. È vero. Perché questo qua ricopre tantissimi ruoli. Non si risparmia. Però diciamo che forse, poi pensandoci bene, analizzando, diciamo che anche la sua forza nel non dare punti di riferimento, no? Perché lui è molto forte se ti affronta vis-à-vis, a differenza di spalle, no? Come forse lo potevo essere io, che riuscivo a divincolarmi. Lui, la sua forza è questa, e perciò io penso che sia anche voluto questo suo modo di giocare, no? Di partire da lontano per poi farti a fette, perché lui è devastante fisicamente. Bene, dai, ti faccio le ultime due domande, così poi dopo ti lascio, che siamo già da un bel po', e magari poi c'è da fare con le tue bambine, dai. E volevo sapere come, sì, io sono molto curioso, insomma, tu, vabbè, abbiamo già detto che ami il Toro, lo sappiamo, hai fatto la storia, ma da bambino sicuramente eri tifoso e volevo sapere di che squadra, insomma, se eri tifoso di qualche squadra, se il tuo sogno guarda, di giocare in una squadra qual era? Ma guarda, è un sogno che tra virgolette si è avverato, perché io calcisticamente sono nato con il Napoli, no? Okay. Per circostanza. Però avendo mio papà di Napoli, mia mamma di Torino, questo è incredibile, nel senso che io andai a Torino e feci un provino e non mi presero. E non mi presero, incredibile, no? Nel senso che il destino. E mi prese la Juventus, a differenza. La Juventus mi prese. Però io allora dovevo dormire in una foresteria, ok? Però non c'era ancora posto, perché doveva liberarsi qualche posto, e inizialmente doveva andare a dormire a casa dei miei nonni, ok? È solo che per i miei nonni erano un po' rigidi, e per me era quasi una prigione andare lì, no? Allora decisi di non andare, e nel contempo sapevo che tramite i miei parenti, che c'erano dei provini al Napoli, andai in prova al Napoli. Dove giocai 10 minuti, mi fermarono, in quei 10 minuti feci 2 gol, mi fermarono e mi dissero subito se c'era mio papà, un parente o chi per esso, perché che volevano subito farmi firmare. Io accettai subito, no? Perché per me è Napoli, beh, certo. Il discorso che avevo tutti i parenti dalla parte di mio papà, mi fecero stare in una foresteria, perciò sposai subito questo progetto. Però è una situazione abbastanza strana, è stata. No, è strano, il pensiero di Napoli e Torino, che poi alla fine sono stati l'inizio, insomma, quello che ti ha portato nel grande calcio, e poi la consacrazione, hai fatto la storia del Torino, dai. E io ti faccio l'ultimissima, che volevo chiedertela anche prima, la tua partita migliore, il tuo ricordo, è proprio il tuo personale, di dire, cavolo Marco, oggi sono stato proprio un grande, oggi mi sono sentito il più forte di tutti, la partita più bella che hai fatto, il ricordo più bello che hai. Ma guarda, questo è una partita molto strana, è un Juventus-Torino, ok? Dove il vecchio patron del Torino, che oggi purtroppo è mancato, non c'è più, che si chiamava Ciminelli, era juventino, ok? Anche perché c'è la testimonianza che sul primo gol di Nedved, o del Piero, non ricordo, ci fu un'immagine dove lui esultava, essendo pur presidente del Torino, no? E diede l'obbligo al nostro allenatore di non fare, anche perché
anche perché non per paura, ma comunque lui non mi vedeva di ben occhio. Questa è una cosa abbastanza strana da raccontare. Di ben occhio sia a me che ai Bucci, ai Bonomi, ai giocatori un po' più rappresentativi, perché non so il perché. Non penso solo per il discorso che lui fosse tifoso della Juventus, ma comunque diede l'obbligo di non farmi giocare sul 3-0, perché se io mettevo piede in campo avrebbe subito mandato via l'allenatore, che allora era Camolese. Okay. Che poi il famoso 3-3, è vero? Quello del rigore, sì, di Salas? Sì. Allora, primo tempo 3-0 per loro, e io da nervoso in panchina penso di avermi bevuto 7-8 Gatorade, ok? Perciò, avendo la vescica, posso lasciarvi immaginare, bella gonfia, no? Bella piena, sono andato nell'intervallo subito, immaginate cosa, e mi ricordo che di spalle venne Camolese e mi disse: Marco, scaldati, ok? E al che, cioè, e tra me dicevo: ma che cazzo entra a fare sul 3-0? Che ormai dobbiamo solo limitare i danni, ok? E lì il signore mi mise la mano in testa, che quella partita, penso che i tifosi del Toro possono ricordarsi, non dico che feci tutto io, ma quasi. Perché quando l'arbitro fischiò il calcio d'inizio, passarono 3-4 minuti, forse De Blay o Davids, non mi ricordo chi, a centrocampo, Tacchinardi, e mise Lucarelli a tu per tu col portiere, e fece il 3-1. Poi feci l'assist per Asta, che si procurò il calcio di rigore, e io feci il 3-2, e poi a 10 minuti alla fine feci un miracolo Buffon su di me, mi ricordo, che la palla non si sa se entrava o non entrava, entrava o non entrava, era quasi sulla linea, e arrivò il buon Maspero di punta e fece il 3-3. E quella partita, ti dico che... è rimasta una storia. Mi sentivo un vulcano, anche se poi, adesso faccio piacere ai tifosi dell'Inter, dico, dopo aver fatto un'impresa del genere, al 90esimo calcio di rigore inesistente per la Juventus. Me lo ricordo. Non è possibile. Dopo averci fatto un culo come un secchio, c'è un rigore inesistente alla Juventus. Proteste contro proteste. Strano. Oddio, lasciamo fare. E io poi mi girai, non lo vidi il rigore di Salas, mi girai spalle alla porta e mi misi di fronte alla curva Maratona, no? Sì. E mi ricordo che sentii il fischio dell'arbitro e vidi tutto la curva esplodere. Mi girai per vedere se davvero aveva sbagliato, e la palla era ancora in volo. Lui sbagliò clamorosamente. Forse sì, perché poi c'era stato Maspero che aveva fatto una macumba sul dischetto. Il trucco del mestiere, che tutti quanti a inveire contro l'arbitro, gran paratia, e Maspero pensò benissimo di fare un solco incredibile, ma lascia perdere quello. Però io, che sono attaccante, che metto la palla sul dischetto, guardo se prima c'è un buco, capisci? No, quello sì. Lui c'è proprio lì, l'ha sparata fuori dallo stadio. No, fuori dallo stadio. E lì abbiamo gioito un po' tutti, e in primis penso anche i tifosi dell'Inter. Vabbè, io ho risultato come se avessi segnato l'Inter, scusa, me lo ricordo come se fosse ieri. Anche se in 45 minuti, però quella è una partita che per me rimarrà nella storia. Bene, bene. Sicuramente. Beh, quella poi è rimasta nella storia come tutti i gol che hai fatto. Niente, Marchino, grazie, veramente grazie di cuore. È stato una bellissima chiacchierata, speriamo di vederci quando finirà tutto questo. Sicuramente. Anche di persona, ti aspettiamo qui a Milano. Sempre magari forza quando vedi... e forza Inter. Sempre. Grande, sempre. Okay. Sempre forza Inter. Grazie Marco, ti salutiamo e a presto. Un abbraccio grande. Ciao a tutti. Grazie ciao. Ancora. Ciao, ciao, ciao Marco.